Entro la fine dell'anno tutto dovrebbe essere risolto, i lavori terminati e la messa in sicurezza effettuata. C'è ancora un po' da attendere dunque per la riapertura del ponte che sovrasta il torrente Cavaiola al confine tra le due Nocera. La strada tra via Fratelli Frese e via Firenze era stata chiusa lo scorso mese di febbraio per la formazione di una buca che aveva portato i sindaci delle due città ad ordinare il divieto di transito. Congiuntamente i due comuni hanno affidato incarico al tecnico per poter redigere una progettazione, per fare una verifica del ponte esistente e fare una progettazione del nuovo ponte e dobbiamo chiedere il contributo alla Regione Campania per gli interventi di protezione civile e pensiamo e contiamo di riuscire entro l'anno a fare i lavori e a riaprire anche l'infrastruttura. Lei diceva protezione civile perché quella viene considerata una via di fuga. Quella è una via di fuga sia per il nostro piano di protezione civile che per quello di Nocera Superiore. È anche una via di fuga per lo stadio e il palazzetto dello sport, perché in caso di eventi sportivi sono le vie di deflusso previste sia dai piani comunali ma anche dalla questura, e quindi è un'infrastruttura anche questa nevralgica, oltre ad eliminare il traffico che attualmente sta congestionando purtroppo le infrastrutture parallele, penso a Via Tazzori, così come via Viale San Francesco, perché tutto il traffico è deviato in queste zone qui.